Il popolo, noi sotto l'assemblea regionale non vogliamo vedere cappelli, non vogliamo vedere bandiere, non vogliamo vedere nessuno che venga a sponsorizzarsi il proprio partito. Loro da lassù devono vedere capelli bianchi, capelli viola, capelli gialli, senza capelli. Devono vedere solo il popolo siciliano che vuole una cosa, che il progetto Sicilia diventi legge. Ce l'abbiamo con i grillini, attenzione, ma non perché vogliamo uno scontro con i grillini, perché i grillini, e io li ho votati, si sono sponsorizzati come la voce del popolo e loro dovevano essere i primi, appena arrivava per la prima volta in 68 anni, già parliamo di storia, perché per la prima volta è stato presentato un disegno di legge dal popolo, dovevano impugnarlo immediatamente. Cosa hanno fatto? Sono stati i primi a oscurarlo. E allora noi non facciamo sconti più a nessuno. Voce di popolo all'interno dell'ARS non ce n'è. Mettetevi in lontana testa, sono tutti la stessa cosa. Appena se settono come ci guadio o culo, non si vanno su se ricchioe. Importantissimo, non cerchiamo scontri con nessuno. Non cadiamo in nessun tipo di provocazione. Noi siamo qua perché li vogliamo sbeffeggiare, li vogliamo prendere a schiaffi con la legge. E ci sono persone preparate che sono riuscite ad entrare in silenzio e hanno depositato un foglio sulla cattedra. Ora lo dovete guardare. Ora lo dovete accettare, e questo, e noi siamo pronti con il nostro sacrificio a restare ad oltranza affinché loro non discutano il disegno di legge. Dunque incominciamo ad incamminarci là sopra tranquillamente, perché aspetteremo che i nostri deputati, che già sono in ferie, o venerdì sono in ferie, già sono veri, già anzi sono a mare, e certo 20.000 euro mesi, già sono a mare, stanno continuando a lavorare per voi, non ve lo dimenticate, con suo figlio a mezzo all'acqua con salvagente e capa, stanno lavorando, non vi scordate, stanno lavorando per voi, e ora vi vengono a cercare anche per i voti alle europee, attenzione, vi vengono a cercare, c'è un scontro Renzi-Grillo. Chi vincerà la sfida? Ma nel frattempo vi state facendo convinta, c'è un popolo che si sta gettando dei barcuna. I leader di noi stessi. Se qualcuno è convinto che qua ci sono leader, può starsene a casa. Dobbiamo combattere per noi stessi. C'è un progetto, dobbiamo far sì che diventi legge. Basta! Nessuno vi domanda voti, nessuno vi domanda nulla. Se credete sul progetto Sicilia, dobbiamo batterci per un unico obiettivo. Qua possono venire chiunque, però per un solo obiettivo, progetto Sicilia. 250.000 di posti di lavoro immediatamente e reddito di cittadinanza, reddito di vita, reddito di dignità. Una buona giornata.